Hello ragazzi, salve a tutti e bentornati con questa nuova parte su Kingdom Hearts Chain of Memories. La scorsa parte abbiamo distrutto il Bao Bao. Successivamente però al Castello dell'Oblio abbiamo combattuto contro l'Arxin, che è stato uno scontro particolare, ma in realtà sono tutti un po' particolari quelli contro i personaggi e non contro dei boss, quelli contro altre persone. Molto bello lo scontro con lei e abbiamo fatto conoscenza anche di Vexen, un altro che fa parte dell'organizzazione di Axel e l'Arxin. Non si è capito ancora bene che piani abbiano, però si moltiplicano sempre di più. Per ora abbiamo ottenuto altre carte e possiamo esplorare nuovi mondi. Oh, sono salito di livello, sto cercando di capire se prendo più punti facendo determinate cose. Del tipo uccido un nemico in modo particolare con una mossa, prendo più punti. Non ho capito quella roba lì. Comunque dovremmo aver finito. Allora, pochi Heartless, no. Ci può stare anche se ce ne sono un paio. Buco traculente nuova che ho trovato adesso. Una stanza dove gli Heartless attaccano senza sosta. Ok. Boh, vittoria no. Tanto qua ci sono dei nemici, no? Molti danni agli Artle, se li colpisci per primo ci può stare. Ne abbiamo tre. Si può fare. Attaccano senza sosta. Ok. Per quale motivo dovrei usare una roba del genere? Oh, raga! Chiave del premio. Ce l'abbiamo! Ce l'abbiamo! Ma quindi le droppano così a caso? Ma io speravo di no! Cioè, speravo che fosse una roba, magari endgame, no? Superato un certo punto del gioco, fosse proprio come sconfiggi il boss dell'area e ti dà una roba del genere. Non che è un drop random, se no è un casino. Oh, ah ok, siamo saliti. Attimo letale. Ok. Ma qua i trucchi li impariamo in livelli specifici, vero? Perché nell'1 prima il tempo e sferra una raffica di colpi contro il nemico. Stop. Che non abbiamo. Più due carte attacco. Non ce l'abbiamo, stop. Cioè nell'1, vi ricordate, c'era il c'era. Porca vacca quanto è grosso. Vabbè, andiamo a caso. Nell'1 c'era. Che in base a quello che... Ma io qua sopra non ho fatto niente, vabbè. In base a cosa sceglievi all'inizio imparavi prima o dopo certe mosse, no? Certe skill. Qua non abbiamo scelto niente, quindi suppongo che sia tutto un po' già preimpostato. Va bene, andiamo avanti, non so dove. Poi la carta premio, cioè carta premio, sì. Quella lì che abbiamo preso d'oro la utilizzeremo alla fine. Questa. Vediamo poi cosa nasconde. Qua ancora non dovrebbero esserci niente. Carte potenti. Ma perché uno dovrebbe usare quelle carte lì? Cioè, è un matto. Andiamo a mettere uno scrigno. Ne abbiamo 200 di queste carte. Facciamo un attimo una pausa. Una pausa di Heartless. Eccolo lì. Beccalo. Però cos'è che era? Guarda qua. Oh, cos'è? Tesoro marino. Ah, questa l'avevo presa adesso. Eroica, va bene. Da 1. Che schifo. Questo è impatto shock. Queste raga sono da usare comunque. Io non so quante ce ne sono di ste carte. Li mobilizza con stop. Quindi Simba attacco attacco. Questa possiamo farla. Questa, volendo possiamo farlo. Io non so quante di quelle abilità ci sono. Però se le sblocchiamo così tocca farle. Ah, aspetta. E lei? No. Questa è la premio. O lo usiamo adesso. Perché in realtà volevo togliermi la prima. La prima stanza del, cioè il primo nuovo mondo, diciamo. Se ci toglievamo il premio del primo mondo. Carta oggetto più potenti? Vai. No? Non ci dovevamo più tornare, in teoria.
in pratica non funziona così. Allora, io qua sto andando un po' troppo in là, mi sa, però. Quindi o torniamo indietro e proviamo ad andare da quella parte lì, che credo sia la cosa più sensata, di qua e poi giù di qua, che forse è lì che c'è il capocchia. Che poi neanche, non c'è il capocchia lì. Lì c'è il primo. E qua c'è la stanza premio, quindi niente. Era qua a sinistra? Sei tu. Qua, qua c'è una battaglia. La vogliamo fare? O vogliamo prendere una pausa? No, non voglio. Il salvataggio magari lo mettiamo dopo. Mettiamo una stanza Muguri. Ho un po' di punti. Non che voglia cosare. Non che voglia comprarle. Magari non adesso, poi. Però intanto è qua. Così se ci serve, tipo... Veniamo qua. Tuono! Devo sistemare anche un po' il mazzo, perché... sono salito di livello, ho aggiunto dei punti. Ho aggiunto anche un po' di vita, in realtà. Dovrei sistemarlo. Non è lui. Ok. E quindi? Cioè, la stanza premium era più avanti di quello? Quanti punti abbiamo, Uri? Non me lo dice. Vabbè. È di qua. Ah, forse da qua si arriva. Cioè, andava bene dove eravamo. Da qua dobbiamo andare giù. In teoria. Qui. Dovrebbe essere lei. Però questa è una stanza di combattimento. Ahimè. Artless senza iniziativa. No. Se con amici. Non lo so. Molti danni. Via. Oh sì, è una stanza dei nemici. Vabbè. Ma che stanza è questa? Cioè, c'erano solo dei nemici. Cosa fa questo? Ah, ok. C'erano solo dei nemici, raga. Non si va avanti qua. What the fuck? Questa stanza non è stata aperta. Ah. Perché non è stata aperta? Forse è qua. Ma io che cacchio di giro sto facendo, raga? Perché no, mi sto perdendo, mi sto perdendo. Non è possibile che mi perda ad Atlantica anche in sto gioco. Ma scusa. Allora. Buoni. Buoni un attimo. Stanza premio. Non ci facciamo niente. Non è possibile. Se mi devo arrabbiare anche ad Atlantica nell'altro gioco. Allora. Mettere nemici perché mi arrabbio. È qua. È qua. Voglio pochi Artless. Carte molto deboli. No. 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 Voglio pochi Artless. Non pago 5 per pochi Artless. Che palle. Lentamente, dai. Vai. No, perché adesso mi arrabbio. Le stiamo trovando tutte. E di là si va troppo avanti. Non ha senso. Sei tu. È lei. Vabbè, volevo, vabbè. Ce l'abbiamo? Oh, che cacchio. Allora, qua non c'è da combattere. Vuole semplicemente una carta rossa. Quindi gli andiamo a mettere questa. Vai, senza sosta. Vai, vai, attaccate pure senza sosta. Non vi preoccupate. Adesso vi dice tipo la sirenetta Ariel che inizia a pestarti. O Tritone. Però peccato, perché io avrei preferito forse... Mi piaceva Paperino, Polpo e Pippo Tartaruga. No, aspetta. Era Paperino, Polpo e Pippo Tartaruga, vero? O viceversa? Povero me. Cosa? Hanno rubato il tridente magico del re. Atlantica non ha difese. Cioè, il re Tritone è potente solo perché ha il tridente? Se no, cos'è, un pesce?
Come se non bastasse la principessa Riley Sprit. È grosso come una casa, Retritone. Retritone è preoccupato da morire e si nega a tutti. Ariel è sparita. Flounder, l'amico di Ariel, che è anche il vicino di casa dei Simpson, no? Flanders. Saprebbe dove trovarla. Ma ora è sparito anche lui. C'è il ristorante qua vicino. Un attimo, non abbiamo appena visto Ariel? Sì, ma lei non sembrava molto contenta di vedere noi. Non aveva qualcosa con sé quando l'abbiamo vista? Tipo il tridente gigante? Pensi che fosse il tridente? Boh! Sembra... era simile a una forchetta. Forse sì. Ma significa che l'ha rubato Ariel? Deve esserci una spiegazione. Ariel, dove sei scappata stavolta? Se qualcosa dovesse succederti, il re penserà che è tutto colpa mia. Mi aveva detto di tenere ad occhio e guarda cosa è successo. Se fosse scappata a causa di tutti i miei rimproveri? No, non credo. Il re Tritone mi esilierà per sempre. Mi servirà a cena. Se gli diciamo che Ariel ha preso il tridente, gli verrà un colpo. Credo che dovremmo risolvere la cosa da soli. E lo lasciamo disperato qua, poverino. Vabbè, ma dai, ma tipo una parola di qualcosa. Non preoccuparti, ti aiuteremo a cercarla. Cioè, niente? Questa cos'è, la premio? Sì, niente. Per ora stai chiuso. E allora, ci abbiamo anche quella, giusto? No, non che serva questa stanza muguri, però va bene, ormai l'abbiamo messa. E che devi dirgli? Anche qua ci dovrebbe essere un filmato. No, non è detto. Non è detto. Allora, voglio le carte. Dove sono le carte attacco? Se colpisco per il primo, stordisce tutti gli Heartless. Non c'abbiamo più le carte attacco? Ah, vabbè, andiamo con magie. Pensavo c'era la carta attacco più potente, vero? Le carte attacco fanno più danno? O non c'è mai stata? Vabbè, nascondiglio. Eccola. Tutta colpa mia, perché ho preso il tridente di papà? Avrei dovuto sapere che sarebbe finita così. Adesso lo userai tu. L'ho rubato lei. Silenzierò qualcuno. Non preoccuparti, piccola, hai fatto la cosa giusta. O sono le due murene, o è... Ursula. Mi viene in mente Ursaring, ma poi ho detto no. È Ursula. Sono certa che faresti qualunque cosa per aiutare il tuo piccolo amico. Il povero Flander è stato trascinato nel mondo degli umani. Non è un posto per un pesciolino. Cacchio, è stato preso davvero al ristorante? Se non facciamo presto potresti non avere più un amico da salvare. No! E poi non mi stai regalando il tridente, cara. Me lo stai solo prestando per un po'. Puoi salvare Flander, dammi il tridente e ti aiuterò. Cioè, queste sono le classiche frasi di un nemico, di un cattivo. Ma quanto è vasta la stupidità dei personaggi? Lo so! Papà ha bisogno del tridente per difendere Atlantica. Devo rifletterci. Cioè, il tridente difende Atlantica. T'arriva una tizia che la vedi proprio, cioè, proprio di faccia. Adesso qua non stiamo parlando di l'abito non fa il monaco, ma... Ma porca vacca, ma guardala! Cioè, c'ha proprio la cattiveria dentro. E ti dice, dammi il tridente e ti aiuterò a salvare il tuo amico. Perché ti serve il tridente per salvare il mio amico? Salvalo, poi ti do il tridente. No, che poi neanche, perché non ha senso neanche così. Devo rifletterci. Ursula, io lo so che tu sei buona e tutto, però questo tridente serve per difendere il regno. Boh, fermo e fa lo stesso. Ma ricorda, il tuo amichetto sta rischiando le pinne mentre tu cincischi e non apri. Beh, passa a trovarmi quando avrai deciso. E ora che faccio? Non devi fidarti di lei, questo è certo. Perché? Da quanto tempo state ascoltando? Da abbastanza, sì, eravamo lì dietro. Non importa, solo ha ragione, non fidarti della strega del mare. Si chiama proprio così. Ursula ha cattive intenzioni, ce l'ha scritta in faccia. Allora siamo tutti d'accordo, vedi Ursula allo specchio. Ma porca, non si è cancellata ancora. Il problema è che non so dove sia Flander. Ursula è l'unica che mi può aiutare.
Guarda caso. E noi? Chi siamo noi? Forza, andiamo a parlare con Ursula, non ti lasceremo da sola, tranquilli. Ah, verrete tutti con me? Puoi scommetterci, so cosa si prova ad avere un amico nei guai. Muoviamoci. Ed ecco il boss. Boh, io non... davvero non riesco a capire certe volte nei pensieri dei personaggi loro che problemi ci sono. Allora, qua anche queste due non le abbiamo aperte. Ora, la domanda è... dov'è il boss? Qua mi sa. Questo sembra proprio una cosa evento. Quindi quella è una stanza normale. Allora, facciamo così. Se qua c'è il boss, andiamo a mettere questa. La vuole da 4. Vai da 5. Ne abbiamo due. Abbiamo una tregua e ci salviamo il coso. Anche perché qua comunque gli Artle sono impestati come la morte. Porca vacca. Era dietro, mi sa, sì. E abbiamo un salvataggio almeno. Non so se sarà necessario, però ce l'abbiamo. E... anche perché Ursula dipende qual è poi. Potrebbe essere quella gigante, come potrebbe essere quella con le murene. E poi... niente muguri là. Apriamo questa. Che questa dovrebbe essere quella tranquilla. Tranquilla col nemico. Quindi andiamo a mettere... non hanno molta iniziativa. No, che me ne faccio nell'iniziativa? Dammi questa. No. Perché ogni volta ho fatica a mettere delle cose? Questo. Dai, via. Va bene. È stato deciso. Deciso così. Voglio vedere più che altro cosa vuol dire. Stordisce tutti gli Artless. Perché prima non succedeva. Ah, ma io guardavo adesso, ma è vuota sta stanza. The fuck, man? È vuota. Vabbè, abbiamo pulito, quindi non va bene, però... ok. Tra l'altro, Ariel mena, eh. Porca vacca. Ci dà dentro. Ho fatto tipo... sono riuscito a fare un Ariel 3, volavo ovunque. Allora, salvataggino. Che poi... in realtà questa cosa del salvataggio magari nell'uno la usavo perché c'era la cosa lì che ti chiedevano. Vabbè, qua di che cacchio usi? Di blu. Questo. No, ciap. Magari nell'uno un trofeo ti chiedeva non usare continua, quindi ogni volta devi caricare il salvataggio se morivi. E lì più salvavi meglio era. Qua non so se c'è un trofeo del genere. C'è il calderone comunque. Non so se c'è un trofeo del genere, ma... boh, sì. Bisognerebbe salvare spesso... prima dei boss. Cioè, la stanza prima del boss. Se dovessimo rifare una run... mettiamo il salvataggio. Quanti ospiti? Hai preso una decisione, mia cara? Farei di tutto per Flounder. Ma devi dimostrarmi che posso fidarmi di te. Ah! No, scusa. Hai detto che potremmo salvare Flounder se ti... come? Hai detto che potremmo salvare Flounder se ti dessi il tridente. Provamelo. Hai detto che avremmo potuto salvare Flounder se ti avessi dato il tridente. Cerchiamo... io non so se questo è italiano, perché l'italiano ogni tanto si butta qualche regolina, no, strana. Che magari potrebbe andare bene anche così. Potremmo salvare Flounder se ti dessi il tridente, perché hai detto che... periodo storico... non lo so, ma che cacchio me ne frega dell'italiano. Lingua del cacchio. Cioè, andiamo. Certo, vedi? Cosa? Cioè, Ariel. Sapevo che la cosa puzzava. Ma allora siete... No, siete stupidi. No, scusate. Ariel, sei stupida. Ecco fatto. Se vuoi il tomato Flandera, dammi il tridente. Adesso Ariel ci pensa e fa... beh, sarebbe di parola, quindi mi potrei fidare di lei. No, aspetta, lo fa davvero, l'ho fatto davvero. Finalmente è mio. Ora sono la sovrana di tutti gli oceani. Lascia andare Flounder. Certo, mi sento generosa.
A proposito, hai sempre voluto visitare altri mondi, vero? Beh, cara, so esattamente in quale mondo mandarti. Ci sono anche dei paesi a volte. Sfortunatamente sarà un viaggio di sola andata. Boh, ma raga, ma qua ci... Cioè... Un pochettino, eh. Un pochettino. Ecco. Oh, porca. Ok. Qua un pochettino ci droghiamo, eh. Il mare e tutti i suoi abitanti si prostreranno davanti a me. Ok. Allora, sto guardando la vita. Cosa fa Topolino? Oddio. Vai. Vai. Guarda Ariel. Boom. Boom. E questo lo fa una volta. Poi se hai Ariel tipo 3, continua a girare, fa avanti e indietro e fa un sacco di danni. Vabbè, questo è capitato. Devo capire una cosa. Mi sa che uccidendo i tentacoli otteniamo Topolino. Vediamo. Non so se è a caso. Non sembra, eh. Non dovrei usare tutta sta roba. Con calma. E i tentacoli. Non è Topolino però. Topolino? Sei venuto tu da me? Va bene. Quanta vita hai? Hai poca vita. Ha meno vita degli altri. Forse perché è un po' più difficile da colpire. Ce la fai? Brava. Con calma. Sì, è un po' più difficile da colpire perché c'è i tentacoli. Bravo, Cloud. Fortissimo. Quanto odio perché hanno delle cose con... Diciamo... com'è che posso dire? Hanno dei range specifici, no? Questo è il Topolino? È proprio lui. Vai. Hanno dei range specifici e... La maggior parte delle volte non colpisce. Dà un po' fastidio come cosa. Vai, vai. Tra l'altro anche picchiandoli tutti i cosi, tutti i tentacoli. Abbiamo la cosa. Quelle Ariel. Non mi interessa. Cioè, oddio. Dovrei fare una ricarica di qualcosa, ma ho perso tutte le cose? Questo non va bene. Pessima situazione. Ho già finito le armi, tipo. Gli attacchi. Mi dai un qualcosa, please? Tocca attaccare così a caso? Non me la sono giocata bene questa, vero? Le battaglie contro i cosi sono andate bene, però. Vieni tu? Vieni, vieni. Avvicinati. Avvicinati qua, piccolina. Per modo di dire, piccolina, vabbè. No, stiamo messi malissimo, raga. Non ho carte di niente, ma poi lei è potentissima. Ui. Piano. Ok. Lei è potentissima, cacchio. Da 8 ce li ha, wagyu. Questo non mi serviva adesso. Topolino, Topolino, grazie. Vieni, vieni. Venga giù, signorina, ci penso io a lei. Che poi non si difende, no? Quando è così. Maledizione. Aspetta. Se riuscissi, tipo... Niente. Teniamocela buona per dopo. Come non detto, ho sbagliato tasto. Niente, volevo usarla dopo quando sarebbe scesa, ma... Niente. Guarda, 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 guarda. Le para tutte, c'ha solo 6, 7, 8. Adesso capisco tutto, ma... Oh, oh, scende. È morta. Guarda che faccia che c'ha. Vabbè, questa
abbastanza facile. Cioè, meno pallosa di Jafar, sicuramente. Però, insomma. Per ora le battaglie migliori sono quelle contro i tizi dell'organizzazione. Cioè, tipo l'Urx. L'Arxin era molto forte. E anche Reno l'altra volta. Che non era Reno, vabbè. Non arrabbiarti, Aria, l'Ursa mi ha ingannato. Flandre, l'importante è che tu stia bene, il resto non conta. Ora dobbiamo solo restituire il tridente e tutto andrà a posto. Ma se adesso scopri che sei stato a rubarlo, sarai in punizione per secoli. E vabbè. Ariel, dove sei, piccola? Se mi senti, ti prego, rispondimi. Sebastian è venuto fin qui a cercarmi. Piccola? Sì, e quando si trova saranno guai. Ci sono, perché non dici che è stata Ursula a rubare il tridente? E che tu l'hai recuperata da sola così non finirai certo nei guai? No, Ariel, non fare ste cose. Hai fatto la cagata, ne subisci le conseguenze. Ok? Ho avuto anch'io la stessa idea. No! Non posso farlo. Oh, non voglio finire nei guai, ma non posso mentire, non su questo. Brava. Brava. Ultimamente ho fatto cose. Boh, non l'ho letto. Stavo guardando che c'è tipo un errore. È stato un errore rubare il tridente. L'ho fatto perché volevo aiutarti, Flander, e di questo ne sono fiera. Dare la colpa a qualcun altro significherebbe rinunciare a questa sensazione. Dirò la verità. Disney, signori! Ha ragione, Sora. L'onestà è la cosa migliore. Stavo scherzando, ecco, ora sono io quello nei guai. Vedi, Sora, tu non sei della Disney. E questa è la differenza.